Ciao a tutti, siamo ormai vicini alla sfida di domenica tra Turris e Ternana, domenica 11 aprile alle ore 15, vi ricordo, sfida piena di incognite, sfida delicata per la Turris che cercherà punti salvezza, la Ternana che invece cercherà di battere gli altri record e proverà anche un pochino ad avvicinarsi al record. Ad uno a fare perlomeno uno storico gol di record, che ovvero quota 100 gol fatti. La Ternana in questo momento ne ha 87, ne mancherebbero 13 in tre partite. Sono un po' tattini, però questa Ternana ha dimostrato di poterlo fare. Lo vedremo. Ovviamente il gol dei record battuti, dei record fatti in un girone, ovviamente è già stato battuto. Quindi partita difficile sia per la salvezza della Turris che per i record della Ternana, che vuole entrare nella storia e fare più record possibili. Per quanto riguarda la storia delle fere, vi segnalo Database Rossoverde, che sostanzialmente è un po' un archivio di tutte le cose successe all'interno della Ternana Calcio, ovvero le rose, ovvero i giocatori, ovvero i capocannonieri, e lì prendete molte statistiche avete a disposizione sulla Ternana. Per chi gli piace fare un po' questa storia dei numeri, può farla attraverso la piattaforma Database Rossoverde. Poi ci sono moltissime iniziative social dei tifosi che parlano dell'argomento più importante del periodo, ovvero Stadio Clinica. Ci sono vari ospiti a Radio Fere che sta dedicando molta attenzione a questo aspetto, e questo diciamo è per quanto riguarda stadio cli per quanto riguarda il discorso stadio clinica e le iniziative social. Poi ci sono tantissime iniziative social sulla Ternana in generale, i contest di Ternana Cuore Umbro, di Ternana Live, Ternana Time, che invita quasi ogni sera degli ospiti da Ivano Mari, c'è cioè stato vantaggiato Parti Pile, insomma giocatori, staff e tutti. E poi ovviamente c'è l'iniziativa del centro coordinamento di Ternana Clubs, che è quella del bar delle fere ogni martedì sera sulla piattaforma Umbria TV, canale 15 del digitale terrestre, e poi al bar dello sport su Facebook le dirette, e poi l'iniziativa del video prepartita. Quindi moltissime iniziative, basta aprire Facebook, entrare nei gruppi di Ternana e sapere tutto. Poi ci sono altre novità che riguardano la Serie B generale, ovvero c'è una sfida DAZN Sky per i diritti TV, quindi una delle due, salvo imprevisti, potrebbe essere la piattaforma, o comunque trattative dell'ultima ora, potrebbe essere la piattaforma divisione delle fere per il prossimo campionato. E poi c'è il perché Cristiano Lucarelli ha scelto la città di Terni: ha scelto la città di Terni perché voleva fare un campionato di vertice. E grazie alla Ternana è riuscito a farlo. È riuscito a vedere, osservando la squadra Umbra, la squadra della città di Terni, una progettualità, una organizzazione che le altre non avevano, solo che quella rosa gli mancava la massima espressione del potenziale, e lui, per fortuna nostra, è riuscito ad arrivare e a esprimerlo al massimo. E poi abbiamo visto, insomma, la stagione che ha tirato fuori. Ha svelato che gli è stato dedicato anche uno striscione particolare proprio a lui, ma penso che sia giusto. La tifoseria rossoverde è attaccatissima a questi ragazzi, e se era allo stadio sicuramente c'erano cori di incitamento per tutta la squadra. Per il resto, insomma, questo è un po' il quadro generale che si prefigura attorno alle fere, nell'attesa ovviamente della sfida con la Turris, che è la prossima partita di campionato per la Ternana, che ha già vinto il campionato, sì, ma vuole entrare nella storia.